Regione Toscana, il Consiglio regionale. Consiglio regionale ritorna a parlare di sanità e nell'ultima seduta è stato approvato un atto che chiede la proroga in Toscana delle graduatorie ESTAR per gli operatori sociosanitari. Un accordo quindi ampio che ha messo insieme i gruppi di maggioranza e di opposizione per cercare una soluzione condivisa alle questioni del personale in sanità. La maggioranza, che si è schierata favorevolmente con questa soluzione, ha anche ricordato gli aspetti di bilancio di spesa pubblica da rispettare. Ma è una battaglia che nasce dal territorio. Io per primo ho avuto la forza di chiedere all'Aula in questa seduta di mettere in votazione questo atto. Tanto se ne parlava, associazioni, sindacati sollevavano la questione, operatori stessi. C'è un'attesa incredibile di OSS e di assunzione. Quasi 2.000 persone in graduatoria da più di un anno non vengono assunte, fra un anno scadrebbe la graduatoria, quindi io ho chiesto come capogruppo di Italia Viva di poter inserire in votazione nella seduta odierna questo atto. Poi c'è stata la condivisione di tutti i gruppi consiliari, questo è positivo quando si trova un punto di convergenza su un testo così importante. Ringrazio l'associazione Noi Siena, che è stata per prima quella che ha sollevato questa questione, facendo proprio il grido di richiesta di tante donne e uomini in graduatoria OSS che vogliono lavorare per un sistema pubblico, vogliono un lavoro remunerato in maniera adeguata per la loro professionalità, hanno studiato, sono diventate idonee e idonei in graduatoria rispetto a un concorso che hanno fatto e quindi hanno una legittima aspettativa che noi con l'atto di oggi chiediamo appunto possa essere rappresentata dalle aziende sanitarie che saranno chiamate a questo punto ad assumerle, nello stesso tempo una graduatoria che può allungarsi nei tempi per consentire loro di essere assunte in maniera graduale ma comunque partendo già dalle prossime settimane. Siamo riusciti a convergere su un testo unitario che prevede due punti cardine. Il primo è sicuramente quello di dare un mandato forte all'assessore e alla giunta affinché si impegni nei confronti del governo per allungare il periodo di validità delle graduatorie che è stato ridotto a 2 anni e che invece deve essere ripristinato nella sua valenza originaria di almeno 3 anni, perché questo consente ovviamente una programmazione più lunga, più diluita, soprattutto anche di ammortizzare e di poter utilizzare strumenti come le graduatorie, appunto, che per le quali insomma vengono impiegate anche molte risorse per l'espletamento dei concorsi. Secondo principio è quello di procedere con l'utilizzo della graduatoria per tutti i fabbisogni assunzionali, quindi che siano a tempo determinato o indeterminato, attingendo alla validità, a quella validamente in essere, evitando il ricorso a forme di lavoro interinale, cercando appunto di assumere più personale possibile. Dopodiché c'è un punto da chiarire, ovvero che tutto questo lavoro, che peraltro vede già l'assessore Bezzini impegnato nella proposta di un emendamento a Roma, però deve avere di fondo un obiettivo, che è quello del miglior servizio sanitario pubblico universalistico da offrire al cittadino, e questo non può essere che la risultante di un mix di professionalità: i medici, gli infermieri, mi vengono in mente i tecnici radiologi, tutte le figure, tutte le professioni che in qualche modo concorrono alla bontà e alla qualità del servizio erogato. Quindi è giusto avere delle aspettative rispetto alle assunzioni, ai concorsi espletati, soprattutto quando si risulta idonei, ma prima di tutto la salute del cittadino, la qualità del servizio e quindi una programmazione ponderata che chiaramente deve tener conto anche dei limiti di bilancio e dei limiti di norma che ancora sono vigenti a livello nazionale. I gruppi di opposizione, benché favorevoli all'atto, hanno evidenziato come sia fondamentale attingere a queste graduatorie, stabilizzare i lavoratori anche per contrastare l'emergenza reale nel sistema sanitario regionale. Sì, alla fine è stato raggiunto un accordo fra le varie forze politiche che avevano presentate tutte più o meno una stessa mozione. È stato chiesto di fare un lavoro unico, un segnale di unità, e infatti è stato votato all'unanimità. È stata una soluzione di buon senso che chiede da una parte al governo
il prolungamento della validità della graduatoria e dall'altra un impegno della Regione Toscana a far scorrere quella graduatoria al posto di utilizzare personale attraverso il ricorso al lavoro interinale. Quindi si spera in una soluzione positiva a livello proprio pratico per questi lavoratori che hanno vinto un concorso e sono in graduatoria. Quindi un ringraziamento a tutte le forze politiche per il senso di responsabilità che oggi hanno dimostrato e ovviamente anche noi del Movimento 5 Stelle abbiamo sottoscritto la mozione. La vicenda riguarda la graduatoria per quanto riguarda gli OS, ovvero gli operatori sociosanitari. C'è una graduatoria della Regione Toscana all'interno della quale ci sono 2.000 persone. Nonostante questa graduatoria ancora in essere, la Regione Toscana prende dalle agenzie interinali anche per fare lavori continuativi persone. Noi chiediamo, e su questo il Consiglio si è espresso unanimemente, quindi siamo molto soddisfatti di questo, che si attinga dalla graduatoria aperta della Regione Toscana, che si eviti il più possibile invece di ricorrere al lavoro interinale, perlomeno soltanto nei limiti di legge, quindi non si può coprire un posto in maniera continuativa saltellando da un lavoro interinale a quell'altro. Noi soprattutto abbiamo chiesto con forza che i 2.000 OS in graduatoria vengano tutti assunti da parte della Regione Toscana, perché il Servizio Sanitario Regionale ha bisogno in questo momento di 2.000 OS. Per la professionalità raggiunta da questa figura professionale si creerebbe un sistema sanitario più moderno, più efficace, più efficiente. Quindi c'è bisogno di assumere tutti i 2.000 OS entro aprile 2024 per metterli nei pronto soccorso, per metterli nei corsi degli ospedali, per metterli sul territorio, per metterli nel domicilio delle persone ammalate. Quindi la Regione deve fare uno sforzo, anziché continuare a sperperare milioni e decine e centinaia di milioni di euro come fa la sanità, costa 8 miliardi l'anno in Toscana, si assuma gli OS presenti in graduatoria e si renda il nostro servizio sanitario più efficace e più efficiente. Noi in particolare avevamo firmato quella di Italia Viva, proprio anche per questo dimostra la trasversalità del problema. Però poi abbiamo voluto fare una nostra mozione perché abbiamo individuato che non c'è soltanto gli OS che hanno in scadenza questa diciamo graduatoria, ma ci sono altre 25 forme di operatori sanitari che vanno dai tecnici di laboratorio a altri tipi di infermieri, e quindi credo che focalizzare l'attenzione su questa cosa sia importante. Naturalmente non si può pensare di andare avanti a forza di proroghe di lavoro interinale o di lavoro somministrato, quindi non in maniera attingendo dalle graduatorie, perché noi potremmo prorogarla sine die, ma se non si prende da queste graduatorie inevitabilmente rimane lettera morta. Quindi è anche un appello alle ASL perché attingano da queste graduatorie. Il Consiglio regionale della Toscana prosegue nel suo dibattito sull'Europa e in queste settimane dedicate all'istituzione europea annuncia l'impegno con il raddoppio delle risorse destinate al premio tesi di laurea David Sassoli. Il prossimo 16 maggio i palazzi della Toscana si illumineranno di blu per festeggiare l'Europa e il Consiglio regionale organizza anche l'incontro con Nana Malaschia, che è stata protagonista nei mesi scorsi delle proteste in Georgia sventolando la bandiera europea. È un lavoro portato avanti in profonda condivisione con i componenti della Commissione, che voglio ringraziare tutte e tutti, con l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale per il costante supporto, a partire dal Presidente Mazzeo. Noi in questi anni abbiamo cercato di riempire di contenuti la Commissione Europa e nel rapporto virtuoso che è nato di condivisione, nel confronto tra posizioni politiche, ovviamente c'è stata la possibilità di mettere in campo una serie di iniziative. Quelle che abbiamo presentato oggi servono a contrappuntare questo sforzo, quindi la nuova edizione del bando per le tesi dedicate a Sassoli, poi il coinvolgimento dei comuni per quanto riguarda l'illuminazione dei monumenti e poi la giornata del 16 con questo incontro
con la signora Nana Malaschia, che servirà a mettere in evidenza anche, diciamo, una volontà di rapporto con le questioni e con i temi che sono anche al di fuori dell'Europa. Perché ci sono tanti paesi che osservano l'Europa caricando anche di aspettative e di speranze magari un rapporto con essa. E quindi questo incontro servirà, ovviamente con tutte le proporzioni del caso, con le competenze e soprattutto anche un'emozione di un incontro soprattutto di umano, anche a mettere in evidenza questo tema, con un occhio di riguardo stavolta anche alla bandiera europea, che è uno dei simboli insieme all'inno che in questi anni tutti insieme abbiamo cercato di evidenziare e soprattutto di porre all'attenzione generale. Abbiamo voluto dire con forza che serve più Europa e che la Toscana vuole fare la sua parte. Tanti sono gli eventi, voglio ringraziare la Commissione Europa per l'importante lavoro portato avanti in questi anni. Ogni anno la festa dell'Europa cresce per far capire alle cittadine e ai cittadini quanto sia importante investire sull'Europa. E noi lo abbiamo voluto fare ricordando un grande uomo, un grande presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, con una legge ad hoc istituendo il sostegno alle migliori tesi di laurea che parlano di Europa. Lo facciamo con la presenza di Nana Malaschia, che è stata una attivista che a Tbilisi l'8 di marzo ha sventolato con coraggio la bandiera dell'Europa. Quella bandiera è segno di equità, di giustizia, di riscatto sociale, di più diritti, e lo ha voluto fare con forza anche mentre gli idranti della polizia tentavano di allontanarla. E infine i nostri monumenti, che saranno illuminati del colore della bandiera europea, l'azzurro, proprio nella giornata odierna, nella serata odierna, e che vogliono mandare un messaggio di speranza, perché l'Europa è prima di tutto speranza. Il fondo per il premio miglior tesi di laurea è stato portato quest'anno a 20.000 euro e aumentato il numero dei vincitori da 3 a 5. Il premio è dedicato, come lo scorso anno, all'Europa, le regioni e i cittadini. I gruppi di opposizione, benché favorevoli all'atto, hanno evidenziato come sia fondamentale attingere a queste graduatorie, stabilizzare i lavoratori anche per contrastare l'emergenza reale nel sistema sanitario regionale. Approvata all'unanimità dall'Aula, il documento chiede l'assunzione di operatori sociosanitari, i cosiddetti OS, e di limitare al massimo il ricorso al lavoro interinale. Festa dell'Europa per noi è una giornata di festa che vogliamo condividere con le nostre amministrazioni comunali della Regione Toscana. Illuminare i nostri municipi, i nostri monumenti di azzurro è un segnale di libertà, un segnale di festa, un messaggio di pace che nasce dalla Toscana, che sempre più si consolida quale regione d'Europa. Sentirsi europei per ciascuno di noi è un sentimento che ci unifica, che ci rafforza, che chiede un grande segnale di pace a quella che è un conflitto ormai che da troppo tempo rischia di passare inosservato. Troppe persone stanno morendo in queste ore, in questi giorni, nel silenzio più assoluto, e noi vogliamo fare un grido di richiesta di pace che parte dalla Toscana, perché in Europa non ci possa essere più un conflitto, perché si possa convivere, perché il popolo ucraino possa sentirsi membro e parte integrante della nostra grande comunità, libera, diciamo, dall'oppressore russo che in questo momento sta continuando a invadere il proprio territorio. Questo ci rende molto felici come commissione, perché insomma, comunque rappresenta un passaggio importante, una figura che ha rappresentato la nostra nazione, la nostra Toscana, soprattutto in Italia, in Europa. È stata una figura istituzionale, grandissimo giornalista, ma anche una figura istituzionale, e credo che questo debba essere da sprone per tutti i nostri giovani, per tutti i nostri ragazzi, di un esempio, di una persona equilibrata, anche se politicamente eravamo siamo su due sponde diverse, ma credo che assolutamente bisogna riconoscere il valore, l'esempio, la professionalità, la serietà
di un personaggio come Sassoli, per cui credo che questo sia veramente un risultato importante per la nostra collettività, ma soprattutto una scelta importante per quanto riguarda la Regione Toscana. Regione Toscana, il Consiglio regionale.